Concetti come quello di strada, questo è bene. Io sono laureato in matematica, a indirizzo informatico. Mi occupo di informatica da oltre 25 anni. Un progetto che nasce da un partenariato tra un ente di formazione estone, un'università di Cipro, un'università europea di Cipro e noi del CEIPES, che siamo un'organizzazione no profit, ci occupiamo di educazione. Il docente è lui che mi ha fatto consolidare ancora di più questa mia curiosità, è diventata, possiamo dire, quasi una passione. Sì, sì, un po' di curiosità l'ho avuta. Visto che era interessante, ho partecipato. Jobbit è un progetto europeo con l'obiettivo di creare dei percorsi formativi innovativi che possano permettere ai percorsi VET, cioè ai percorsi di formazione professionale, di integrare nei propri corsi di informatica dei percorsi che riguardano lo Junior Software Development, cioè l'insegnamento del software development ai ragazzi, ai studenti delle scuole professionali. In questo modo gli si vuole dare una mano e si vuole contribuire a conoscere quelle competenze che oggigiorno sono molto importanti e molto ricercate nel mercato del lavoro. Avendo io comunque lavorato in ambienti dove la metodologia Scrum veniva utilizzata, questo mi ha aiutato tantissimo nel impostare le lezioni non soltanto nello spiegare la metodologia, ma nell'applicare la metodologia immediatamente, anche subito dopo i cosiddetti sprint, giusto per rimanere in termini legati a Scrum, che si sono svolti con il gruppo di lavoro e quindi con la classe. L'ho voluto aprire, allargare gli orizzonti, ho voluto aprire ad altre esperienze. Cercavo l'occasione e la scusa per imparare anche questo ambito e per fortuna l'ho avuto. Il corso legato al progetto Jobbit offre, dal mio punto di vista, grandi potenzialità in vari ambiti. La tecnologia e la metodologia utilizzata, quella Scrum, nel nostro caso in riferimento ai linguaggi di programmazione per il web, ha permesso alla classe di gestire le tre giornate come un workshop continuo, e questa è una grande possibilità offerta oggi a queste persone di cominciare a intraprendere o evolvere il loro lavoro, mi riferisco ai docenti, con l'applicazione di una metodologia sicuramente funzionale. E so che comunque ci sono anche ulteriori metodi e ulteriori pratiche da poter implementare nel mio campo e in altri campi che vorrò scoprire in futuro. Unendole a quelle che conoscevo prima, ovviamente allargo le mie esperienze, le mie conoscenze, quindi allargo la mia professione. Noi come CEIPES siamo molto soddisfatti del partenariato del progetto Jobbit e abbiamo intenzione di fare dei progetti di follow up che magari possono prevedere anche delle mobilità, che possono permettere anche agli studenti e ai docenti che stiamo coinvolgendo di conoscere anche queste realtà e provare a fare un vero e proprio scambio di buone pratiche e di conoscenze anche attraverso dei progetti di mobilità.